Buon salve a tutti quanti. Ho deciso di ritornare sul discorso di questo prodotto non è fatto per te, barra voi, per questo sabato per la rubrica MTG Saturday. Siamo sul sito degli Hipster of the Coast, che penso sia proprio un nome parodia dei Wizard of the Coast, a leggere questo articolo 26 novembre 2019. Wow, 12 minuti per leggerlo, sì, effettivamente ci è voluto un sacco a leggermelo prima. E ci sono anche un paio di parti che salteremo perché sono legate alla lore, alle storie del gioco, che in questo momento, in questo particolare video, non ho intenzione di trattare. Dunque, questo prodotto non è fatto per te. È di vitale importanza capire questa parte questo concetto con cui viene applicato in Magic. È una frase che abbiamo visto spesso sul blog talk di Mark Rosewater, che pazientemente risponde a persone non proprio totalmente calme. Mi chiedo come mai. Sono per caso tristi perché il loro prodotto non incontra i loro standard, o perché questo prodotto non era inteso per loro in primo luogo? Allora, questo articolo praticamente sta cercando di giustificare la frase di questo prodotto non è fatto per te barra voi, you in inglese barra americano può voler dire sia te come seconda persona che voi come seconda persona plurale. E fino a un certo punto offre delle motivazioni che in realtà posso anche condividere in realtà, nel senso, se sei un appassionato di carte scherzo, ovviamente non le troverai all'interno di un set da standard, ovviamente, e se stai cercando, non lo so, ad esempio, carte da Commander, ad esempio, in un set scherzo, ok, effettivamente ho invertito un po' i ruoli, ma in realtà ci sono un sacco di altri esempi da fare. Difficilmente potrei trovarle, ed effettivamente ha ragione. Il problema, secondo me, è che si cerca, cioè, ad esempio, questo effetto, in questo articolo si cerca di dare luce solo al lato positivo barra razionale della cosa, però secondo me anche andare un pochettino a guardare l'apporto emotivo della cosa, secondo me. Allora, questa frase è molto indicativa di uno dei maggiori problemi di Magic che potremmo affrontare nel 2020. Questo articolo appunto è del novembre 2019, quindi un pochettino abbiamo visto come è andato a finire. Ci arriveremo in un momento, ma prima cosa significa? Un prodotto per molti. Una delle più grandi forze di Magic non è solo il gioco, Magic è un sistema di giochi. Ognuno di questi usa una stessa componente di gioco comune. Carte, che di solito condividono lo stesso tipo di rule set di regolamento, che in realtà poi possono avere delle limitazioni, tipo come può essere il Pauper o il Commander. In questo sistema di giochi di Magic possiamo giocare a Commander, Draft, Standard, Pioneer, Pauper, Modern, Legacy, Vintage, Plain Chase, attenzione perché stiamo entrando nella zona dei formati sconosciuti, Emperor, Two-Headed Giant, Canadian Highlander, Archenemy, Old School, Face the Hydra, Explorers of Ixalan, Ravnica, Block, Constructed, Sack, e una varietà di altri formati. Maledetto stronzo, non hai nominato il team leader e io solo per questo già ti odio e smonterò qualsiasi cosa tu abbia detto. Giusto un attimo per dare un po' di contesto, tipo Face the Hydra, Explorer of Ixalan, sono giochi addizionali, tipo Explorer of Ixalan è un gioco di carte da c'è un gioco da tavolo che poi in realtà ha dentro anche delle carte. Face the Hydra invece era un prodotto di Hydra, era un prodotto addizionale creato come passatempo per la gente che stava in negozio, non aveva nessuno con cui giocare all'epoca del blocco di Theros, della prima Theros. Archenemy è tipo un raid, se non sbaglio, cioè uno contro X. Two-Headed Giant, vabbè, questo penso che lo conosciamo. Molti di questi formati sono anche stati creati dai giocatori, non dalla Wizard of the Coast. Esatto, ad esempio, il formato più famoso creato da giocatori è Commander, che guarda caso è proprio anche il formato che in questo momento sembra sia proprio quello che sta andando meglio. Tra l'altro, Commander, anche se riceve dei prodotti addizionali e delle carte create dalla Wizard, ha ancora un comitato esterno alla Wizard che crea la banned list. Ed è il formato che sta andando meglio di tutti. Io già qui mi farei delle domande, ma non fa parte del ragionamento di questo articolo, quindi andremo avanti. Ma c'è di più!
Magic genera e crea attività intorno a quello che è il gioco, appunto, che non riguardano necessariamente il giocare alle carte. Ad esempio, deck building, collecting, trading, following the story, cosplay, sì, c'è anche chi fa cosplay di Magic, qui in Italia magari è una cosa molto, molto, ma insomma, quello che sta cercando di dire l'articolo è che c'è gente che non solo ci gioca, ma ci fa anche altro. Ad esempio io. Tutto quello appena nominato sono una frazione dei modi in cui le persone si relazionano con Magic. I fans dei diversi formati, delle diverse attività hanno differenti, alcune volte, bisogni contraddittori. Per esempio, i giocatori di Commander hanno bisogno di cr più creature leggendarie. E semplificare la cosa molto, 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 molto tanto, ma va bene. Ma ad esempio. Oppure, ad esempio, i giocatori di formati costruiti non hanno bisogno di tutte queste creature leggendarie. Anche lì stiamo molto semplificando, ma parecchio. I giocatori del limite hanno bisogno di, boh, mi verrebbe da dire comuni funzionali, mentre i collezionisti di creature leggendarie sono interessati ad avere più carte da tirare fuori, sia legate a carte da sbustare. I giocatori amanti della lore preferiscono apprezzare molto più tipo le carte che riguardano i particolari personaggi, oppure le magie legate a questi personaggi, ma insomma Bestia sta cercando un pochettino di spiegarci che essendoci più modi di approcciarsi al gioco, essendoci, ci sono anche più diversi bisogni, e posso essere d'accordo almeno fin qui. Per quanto riguarda la tensione relativa a tutto quello che Magic produce, Magic può rilasciare solo un numero di prodotti per anno e hanno diversi tipi, qua dice dozzine tipi di pubblici da soddisfare. Quindi deve decidere un pochettino quando fare prodotti per particolari demografiche, sì, ok, per particolari tipi di giocatori, ad esempio Commander, Mythic Edition, Welcome Deck, oppure se andare a colpire un più vasto e largo gruppo di giocatori, ad esempio con le espansioni da standard. È nella natura umana di vedersi all'interno, al centro del proprio universo, dell'universo. You only ever direct access. Sì, cioè solo tu sai cosa è successo nella tua vita, solo tu sai cosa ti è successo nella vita. E quindi aspettarsi che tutto sia costruito intorno a te stesso. Anche qui stiamo molto semplificando la cosa. Io sono capacissimo di capire che. Se c'è qualcuno che si diverte a fare i draft delle espansioni scherzo, ogni tanto devono stampare le espansioni scherzo. Ci sta, ha senso. Tengo comunque che sia molto una semplificazione. Questo è il significato inteso da questo prodotto non è fatto per te. Riconosce che esistono altri tipi di pubblico, che esistono altri tipi di gusti, che Magic è così grande, è più grande di quelli di un singolo tipo di pubblico. Ok, ma non è che facendo tutte queste semplificazioni porti acqua al tuo mulino, non è intesa per smontare il criticismo riferito al gioco, ma per disarmare il criticismo quando le aspettative dell'individuo non incontrano quelle del pubblico inteso. In realtà, questo è vero fino a un certo punto. Allora, io posso capire che ci possono essere dei pubblici speciali, ad esempio quelli amanti delle espansioni scherzo, quelli amanti dei Commander, oppure quelli interessati a formati un pelo più specifici, come possono essere i formati Eternal, per cui effettivamente un'espansione da standard possa dare poco o niente. Ma in realtà, se andiamo a guardare un pochettino questa cosa, non è vero. Perché, ad esempio, le ultime espansioni scherzo hanno portato un nuovo ciclo di terre base full art, che sono molto richieste in realtà dai giocatori di qualsiasi tipo di formato. Inoltre, non era Unsanctioned, ma quella prima, che era Unglued, se non ricordo male, c'era stato un periodo in cui avevano deciso di provare a utilizzare le carte di quella particolare espansione, le carte scherzo, per il Commander, renderle legali in Commander. Ora, ricordo che è stato per un periodo limitato di tempo, ma
in realtà, non essendo io fanatico del Commander, non ho più poi verificato se questo periodo di tempo sia stato prolungato o meno. Nell'ultimo anno abbiamo potuto vedere un sacco di espansioni da standard portare anche nel panorama degli altri formati, Pauper, Modern, Commander, Legacy, eccetera, eccetera, carte utilizzabili in questi altri formati. Ogo, Oko, Lurrus, Once Upon a Time, non riesco a parlare oggi, spero mi possiate scusare. Quindi in realtà, con questi tipi di prodotti hanno sempre cercato di tenersi i più larghi possibili, fermo restando che comunque una certa diversità sono d'accordo che ci debba essere. Già solo il partire dicendo con questo prodotto non è per te, quando in realtà anche il prodotto, ad esempio appunto dell'espansione Scherzo, è pensato per avere quel qualcosa di appetibile anche al di fuori del pubblico dell'espansione Scherzo, è stupido. Cioè, tu hai creato un prodotto per un determinato pubblico, ma buttandoci dentro quel piccolo contentino, perché è un piccolo contentino in realtà, ma va bene lo stesso, un piccolo contentino per altri pubblici a cui dici questo prodotto non è per te, che non fai parte dell'audience, dei fan delle espansioni Scherzo. Non ha senso. Inoltre, sappiamo che questa cosa di questo prodotto non è per te, è venuto fuori quando si parlava dei prezzi dei prodotti e non dei contenuti dei prodotti. In ogni caso, alcune volte i prodotti sono designati, un prodotto che è designato per te, fallisce nel trovare le giuste aspettative. Ad esempio, tipo quando fai un'espansione con una bustina che costa 15 euro e diventa un vero e proprio biglietto della lotteria, quindi non ha senso aprirla, non ha senso comprarla. Sì, penso sia tipo il caso, questo proprio il caso. Questo succede forse nel mostro. Ah, vabbè, questo fa un discorso sulle carte da standard, perché ad esempio Trono di Eldraine all'epoca di questo articolo ha visto delle sue carte bannate. No. No. Il fatto che ci siano state le carte di Trono di Eldraine bannate è dovuto al fatto che la Wizard ha deciso volutamente di aumentare il power level dell'espansione. Secondo me è una mossa molto giusta, perché, ripeto, l'ho già detto un sacco di volte, forse l'ho anche già detto all'interno di questo video, ma siamo già a 13 minuti di video e magari non mi ricordo proprio tutto. Mettere dentro carte per il Legacy all'interno di un'espansione da standard rende l'espansione più interessante sia a livello di espansione sia a livello di valore economico. Mi invoglia ad aprirla. E quindi il fatto che ci siano delle carte così forti che vadano bannate vuol dire che l'hai fatta troppo forte, ma di per sé il concetto non è sbagliato, è giustissimo. Ok, no, questa era la parte relativa alla storia che voglio saltare perché non è relativa a questa cosa. Ok, 2020, l'anno in cui il nucleo della demografica dei giocatori cambierà. Questo vi ricordo ancora che è un articolo del 2019, dell'anno scorso. Grandi cambiamenti in arrivo per il 2020. La super influenza non era ancora programmata, però in compenso era programmata Theros Beyond Dead con dentro l'oracolo di Tassa, Ikoria con dentro i compagni e tutte le ristampe di M21, Ugin compreso. Come suggerito sul blog Atog, che è un blog su Tumblr di Mark Rosewater, anche noto come la rovina di Magic, anche noto come il capoccia di Magic, Commander ha superato lo standard come il più grande formato costruito. E ricordate perché prima ho parlato così bene del Commander dicendo che è un formato ideato dai giocatori, che è un formato controllato dai giocatori su cui la Wizard ha controllo solo aggiungendoci dentro altri prodotti che questo comitato poi alla fine può anche dire no, li banniamo subito e Lutri testimonia. Quindi, chissà come mai la gente ha deciso che i formati su cui la Wizard ha il controllo e che sta riempiendo di carte con un power level sempre più alto, sempre più incontrollabili, stanno spingendo le persone verso altri formati non competitivi e più divertenti. Chissà come mai!
Come conseguenza di questo dato, adesso i prodotti del Commander accompagneranno ogni espansione del 2020. Questo sappiamo che non è stato vero perché è successo tipo una volta sì e una volta no. Ikori ha avuto dei Commander come prodotti addizionali, Zendikar avrà Commander come prodotti addizionali, ma ad esempio Teros e M21 ha avuto ancora i Planeswalker deck. Che culo. L'attuale stato del Commander è il culmine di anni di successi spostando il modello degli affari di Magic. Praticamente qua dice che dal 2011, praticamente quando è arrivato il Commander, un sacco di prodotti hanno iniziato a puntare molto di più su questo formato. Fin da quando lo standard è diventato il formato principale per quanto riguarda il Magic competitivo, prendendo il titolo di tipo 2, è stato definito il nucleo principale di quello che dovrebbe essere il pubblico di Magic. Che vi piaccia o no, lo standard è essenziale per il modello di affari Magic. Senza una sana richiesta di carte in ogni nuovo prodotto, è duro giustificare spendere 4 dollari o più per una bustina. È molto molto più difficile spendere. Scusate, vendere buste basate sulle carte per formati non rotanti. Non ha senso. Cioè, tu stai cercando di dirmi che praticamente, siccome lo standard è il formato principale, anche se esistono altri formati, io non dovrei essere interessato a comprare, ad esempio, una bustina di Trono di Eldraine perché dentro potrei trovarci tipo Oko o Once Upon a Time. Perché sono carte che si giocano in altri formati. Non ha senso. Non ha il minimo senso. Quando il livello dello standard, il power level dello standard sale così drasticamente, si arriva al rischio di poter danneggiare confidence and engagement, cioè rischiamo di farci brutta figura, per intendersi. Perché poi dobbiamo bannare carte come Once Upon a Time e Oko, Re delle Corone. Non riesco ancora a dare un senso a questa cosa, non ha alcun senso. Cioè, se io so che dentro una bustina di Trono di Eldraine, in questo caso, perché continuiamo a parlare di Oko e di Once Upon a Time, posso trovare carte dentro anche per un altro formato. Sono comunque interessato a comprarla perché, cioè, non è che da tutte le bustine di Trono di Eldraine escono solo Oko e Once Upon a Time. Posso trovare anche carte che effettivamente mi possono servire per il mio formato. E fermo restando comunque che anche. Ah, cazzo, ho trovato un Oko che si gioca solo in Legacy e ho buttato 4 euro. Ah no, aspetta, posso rivenderlo magari per 50 a un giocatore di Legacy? Ah, ma quindi ci ho guadagnato in ogni caso, anche se non è una carta che mi serve. Che cazzo vuol dire sta cosa? Non ha senso, non ha senso. Ma cosa succede quando lo standard non genera più una domanda per il rifornimento di bustine? Lo standard è pesantemente migrato su Magic Arena, che la Wizard stessa ha creata. Un modello separato di business e un'economia molto diversa da gioco cartaceo. Meno persone giocano standard, meno le carte da standard acquisiscono valore, diminuendo il modello primario di affari di Magic. No, un attimo, un attimo, un attimo. Aspetta. Lo standard, il gioco dello standard è migrato pesantemente su Arena, che la Wizard si è creata da sola, quindi mi verrebbe da dire che l'ha fatto apposta, ma a parte questo, meno persone giocano lo standard cartaceo, meno valore hanno le carte da standard. Scusami, ma a casa mia, meno gente aprono le buste, meno carte ci sono in giro sul mercato, meno carte ci sono in giro sul mercato, più aumenta il valore. Come fa a diminuire il business di questa cosa? Cioè, non ha senso. Uno vorrebbe anche dire che tipo magari i negozianti comprano meno roba. Ma questo comunque contribuisce ad avere meno roba in giro e ad aumentarne la domanda. Non ha senso. Il 2020 potrebbe essere
l'anno dove le carte di Magic, dove Magic flirta con i giocatori di comandi, diventando la, come si dice, il pubblico di base su cui costruire poi sopra invece che i giocatori di standard. Uno può immaginare un non troppo distante futuro dove i giocatori di cartaceo e di Magic digitale divergono. No, nessuno se lo può immaginare perché c'è stata la super influenza qui nel futuro di cui parli e la gente ha capito che dopo un po' si caga il cazzo in maniera atomica a giocare su Arena. Vogliono uscire e giocare a figurine con le altre persone. E vorrei sottolineare il giocare a figurine, non farsi scombare in faccia dalle altre persone, che quella è una cosa a parte, quella si chiama sadomasochismo o farsi prendere a calci sulle palle e dire oh che bello, è un'altra cosa. E no, non ne stai azzeccando una, non mi devo neanche sforzare più di tanto a smontare tutte le cazzate che scrivi, perché sono cazzate. Certo, questo non succederà il prossimo anno. Ma vabbè, ti posso concedere il beneficio del dubbio. E non essendo io né un giocatore di Commander né un giocatore di Standard, mi colpisce in maniera indiretta. In ogni caso, non posso che essere preoccupato da come le diramazioni di questa cosa possono concernere quello che sarà il futuro di Magic e soprattutto un cambio del pubblico di base a cui si riferisce e al modo in cui crea il suo modello di affari. Posso essere d'accordo su questa cosa, anche perché abbiamo visto che in un certo senso un cambiamento c'è stato. Il problema è che il tuo articolo è una cazzata, è una troiata grandissima, colossale. Tu stai cercando di giustificare il fatto che noi siamo dei poveri imbecilli che non siamo riusciti a interpretare la frase con questo prodotto non è fatto per te, in modo che da capire che ci sono dei prodotti specifici per i giocatori di Commander, per i giocatori dei formati Eternal, per quelli che si divertono a giocare con le carte scherzo che escono fuori una volta ogni 10 anni, non riesco a capire, va bene. E beh, ci sono invece dei prodotti un po' più largo spettro in cui si fanno contenti un po' tutti. Siamo così deficienti? No! Non siamo così deficienti perché una cosa del genere è molto facile da capire. Infatti l'abbiamo capita. Quello che invece non abbiamo capito è perché un prodotto che si vanta di avere il doppio delle rare e il doppio delle foil di una bustina da 4 euro, senza però avere il contenuto del doppio di una bustina, perché ci sono solo le doppie rare e le doppie foil, ma il resto delle carte, il numero di non comuni e di comuni è lo stesso. Perché un prodotto del genere costa 4 volte una bustina? Cioè, non è che se tu ti poni un dubbio del genere, dici, ma scusa, anche ipotizzando che la doppia rara possa compensare il fatto che mancano 3 non comuni e 9 comuni, 10 comuni, eccetera, perché una bustina con il doppio del contenuto costa il quadruplo? Se tu mi rispondi, e allora questo prodotto non è per te? A, sei un coglione che non sa fare il tuo lavoro. B, non mi hai risposto. C, questo articolo non giustifica un cazzo di niente. Ho balbettato un po' più del solito perché io ho un po' chiaro nella mia testa il concetto, lo scheletro del significato di questo articolo, ma tradurre parola per parola mentre penso anche a cosa dire, agli esempi da spiegare e tutto quanto è un po' più complicato. E quando so che mi guardate un pochettino mi innervosisco e arrossisco. Detto questo, spero comunque di essere riuscito a spiegarvi concettualmente perché questo articolo è una cazzata, perché andare a dire a delle persone che questo prodotto non è fatto per loro è una cazzata e soprattutto per quanto uno magari possa anche essere liberissimo di dirlo, economicamente parlando, a livello di marketing, a livello di pubblicità, a livello di tenermi vicino alle persone, è una cazzata, è una grandissima cazzata, non ha alcun senso, stai letteralmente mandando via per boh, dire un qualcosa che ti sente di fare figo, ti fa fare figo, non ha senso, è stupido, è stupido. Inoltre, anche se non era preventivato all'interno del discorso di questo video, penso di essere riuscito a esplicarvi abbastanza bene che in realtà, anche se il discorso che non tutti i prodotti sono fatti per tutti i giocatori,
Anche questa è una troiata in realtà, perché ad esempio abbiamo visto che dentro alle espansioni scherzo ci sono le tarre base, ci sono le carte che per un certo periodo sono state giocate in Commander, e fatemi sapere se si giocano ancora in Commander, perché a questo punto non lo so, non mi sono interessato. Negli ultimi Commander abbiamo trovato ad esempio anche un po' di carte utili che si giocano per il Pauper. Nell'ultimo anno dell'ultima espansione da Standard abbiamo trovato carte che si usano persino in Vintage, quindi non mi venite a dire che ci sono dei prodotti di Magic che non sono fatti per noi, perché non sapete quello che state dicendo. A un certo punto anche io ho smesso di sapere quello che stavo dicendo, perché sto solo imprecando a ruota libera. Credo che avremo toccato la mezz'ora di video. Spero che ve lo siate goduto.